Continuano in Abruzzo le manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vicenda dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Fratelli d'Italia è sceso in piazza a Sulmona per ottenere l'immediata proroga della scadenza fissata al 14 settembre 2022 per scongiurare la chiusura e portare in discussione in Parlamento la legge di iniziativa regionale che garantirebbe la permanenza definitiva di questi fondamentali presidi giudiziari. L'appello è alle tutte le forze, ai parlamentari, senatori e deputati, affinché risolvano questa contraddizione e con un atto di coraggio formino un tavolo ministeriale per portare questo argomento al ministro Cartabia, che deve avere chiara la situazione e il percorso decisionale che fu fatto all'epoca in sede ministeriale. Questa mattina in contemporanea davanti alle sedi giudiziarie dei quattro tribunali abruzzesi si è tenuto il flash mob per sensibilizzare l'opinione pubblica su un argomento di fondamentale importanza, qual è la salvaguardia dei tribunali, auspicando che si possa al più presto risolvere irrevocabilmente una questione che da ben 10 anni incombe sulla regione Abruzzo. Noi chiediamo che il legislatore abbia il coraggio e il governo, che è rappresentato dalla gran parte delle forze politiche nazionali, si siedano a un tavolo e insieme a Regione Abruzzo abbiano il coraggio di distribuire meglio gli uffici giudiziari in Regione Abruzzo. Chiediamo anche la rivisitazione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto all'esito dell'applicazione della geografia giudiziaria ci sarebbe un'eccessiva concentrazione di uffici giudiziari sulla costa, e questo, diciamo, per le aree interne è un sacrificio che non è accettabile. Al di là delle mobilitazioni bellissime, importanti, che vengono dalla popolazione, chi decide poi alla fine sono le forze politiche, e se le forze politiche in proprio non si mobilitano e non si impegnano per la soluzione del problema, le popolazioni potranno fare tutte le manifestazioni che vogliono, i problemi non si risolvono. Ecco, Fratelli d'Italia ha voluto dare questo segnale, cioè di un'assoluta vicinanza a questo problema, peraltro Fratelli d'Italia è al governo regionale anche con il suo presidente della regione. Quindi l'impegno sarà forte a sostenere le esigenze di questi territori, di tutti e quattro i tribunali ovviamente, ed in particolare del nostro, che copre un bacino amplissimo da un punto di vista territoriale, e l'Abruzzo interno verrebbe a essere sguarnito in tutta la parte dal centro al sud della provincia da una struttura giudiziaria.